la superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artyom. Sento dei movimenti nella stanza accanto. Apri la porta, io ti copro le spalle. Usa questo sistema manuale ausiliario per aprire la porta. Artyom, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Pronto, Artyom? Seguimi. Che non ci sia nessuno. Indossa la maschera di gas prima di arrivare in superficie. Ti troverai a boccheggiare come un pesce fuori d'acqua. Ci siamo quasi. Questo è il teatro Corve. È molto vicino alla torre. Eccoli che arrivo. Sei pronto? Ed eccola qui, Artyom, la nostra meta. Rispondi, Bulman, rispondi. Passo. Ti sento forte e chiaro, passo.
Siamo alla torre! Ripeto, siamo alla torre! Gli altri sono usciti? Passo! Affermativo, abbiamo stabilito un contatto. Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre. Passo. Ricevuto. Li contatteremo di nuovo quando saremo in cima alla torre. Così. Di vederti, colonnello. Hai sentito? Ascolta. Cosa diamine? Formate un cerchio! Sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Cos'altro possiamo fare? Aspettiamo di sentire cosa ci dirà Hunter. Sergei, avete visto il mio Sergei? Rilassati, andrà tutto bene. Salve, Artyom. Un'altra pattuglia è
stata attaccata nella notte. L'ospedale è pieno. Mammina, dobbiamo aspettare molto. Andiamo, Arthur. Mio fratello vedi è in ospedale. Alexei si sa nulla. Era all'avamposto. Lascialo stare, è ferito. Niente visitatori. Alexei era tra i combattenti. Il medico non dice nulla. Il capitano ha detto che stava bene. Oh, sei tu. Spero sia vivo. Vieni, sono Alex. Stati dietro. Capisco, ma restate calmi. Dobbiamo mantenere... Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti migliori. Due sono morti stamattina. I tetri non uccidono subito, ma danneggiano la mente delle loro vittime. E questo prima o poi le porta alla morte. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Aspetta. No, teneteli lontani da me. I mutanti non bussano prima di entrare. Apri quella dannata porta. Benvenuto all'Expo, Hunter. Grazie, ora chiudi la porta. È un pezzo che non ci si vede. Di rivederti, Alex. Salve, Artyom. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Artyom, ho incontrato un tizio che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla tua parete. Questi non sono i soliti mutanti. Sono diversi. Cosa e di gran lunga peggiori. Tetri. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Se è ostile, ammazzalo. I tetri non uccidono. Intrusi nel condotto di aerazione principale. Ma cos'è? Stanno arrivando dall'alto. Mancava solo questa. Ci sono dei feriti dietro questa parete. Kirill, porta il tuo gruppo nelle gallerie. Alex, via. Dobbiamo restare qui e difendere l'atrio. Presto, Artyom, procurati un'arma. Si erano mai addentrati tanto nella stazione. Bell'ospedale, sentono l'odore del sangue. Cecchino coi fiocchi, il ragazzo. Niente tetri qui. Solo la solita feccia delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura. È questo che ha fatto fuggire i Nosalis attraverso le gallerie come topi. I tetri non sono dei semplici mutanti. Sono i nuovi homines, il passo successivo nell'evoluzione. Hai mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? Ho una notizia per te. L'abbiamo persa.
Che ti prende, Alex? Se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. E trascinerò all'inferno con me parecchi di quei tuoi nuovi homines. Pensi di essere in un vecchio film, cowboy? Guardati intorno, Hunter. 10 soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno! Ascoltami bene, Artyom. Se non sarò di ritorno entro domattina, vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller. Spiegagli quello che mi è successo e raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali. Mostra questo a Miller, così saprà che ti mando io. Adesso è tutto nelle tue mani, Artyom. Non deludermi. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di Riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Era ora! Te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario. Gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì. E cerca di non scordarti nulla, Artyom. Mi dispiace, Artyom. Questa parte della stazione è temporaneamente isolata. Solo le guardie sono autorizzate a passare. Dono di un ranger in cambio di una tonnellata di munizioni. Sei sicuro di non esserti pentito dello stato? Ciao, Artyom. Perché devo continuare a sopportarti? Mia madre me l'aveva detto di lasciarti perdere, che eri un buono a nulla. E aveva proprio ragione. Bravo. Disegna qualcos'altro adesso. Che ne dici di... Una casa. Ci sono. Disegna la casa dove vorresti vivere con la tua mamma e il tuo papà. Dai, prova. Una casa? Grande? E quando tua madre tornerà, le faremo vedere il disegno. Sarà felicissima. Guarda, le faremo una un sogno. Ho sognato che ero di nuovo in superficie. Papà, così quel tizio alto mi si avvicina e fa... Non mi interessa. Piccola. Se mia ci vorranno almeno 50 anni prima di poter tornare. Sarò l'uomo più felice del tanto mondo. Tanto vale che ti rimetti a dormire. Allora gli chiedo, tua moglie non sa cucinare? E lui, a dire il vero, non sono sposato. Che tesoro. Che aspetti a buttarti, ragazza? Non c'è nessuno. Non c'è altro che sporco. Sporco dappertutto. La gente è sporca, sai? Dovunque mi giri, non vedi altro che bugiardi, ipocriti e traditori. Sei tu, Pete? Io sarei sporco, eh? Beh, se io sono sporco, tu sei un pezzo di merda, ok? Chi è? Ah, sei tu, Artyom. Va tutto non bene? Puoi aprire scusa, la tua porta. Ma ho da fare adesso.
Hai perso di nuovo le chiavi, eh? Va a cercare le chiavi. Lo sai che io non posso alzarmi. Idiota. Senti chi parla. Te ne vai in giro con i piedi sporchi. Chi va? E lasci in fronte da tutto senza fregarti di vestito da pulire. Lasciami riposare, ok? Troppo devo portare di qua. Le altre istituzioni collaboreranno per tutto ciò che concerne i commerci, le comunicazioni, Pete, e le risorse. Ti avevo detto di non allontanarti. La cosa più importante è che d'ora in avanti cercare le gallerie settentrionali saranno chiuse. Sì, serve questo. Le buone armi fanno i buoni soldati. Ehi, prendimi se ci riesci. Come gesto di buona volontà. Ah, ottima scelta. Così è proprio quello che ti ci vuole. Ma pensa a quanto costerebbe la tua morte. Lo stesso rispetto che tributiamo alle nostre gare. Grazie per l'attenzione. Ok. Per ascoltare le carovane si adotta un metodo stato. Solo nel nostro mezzo le guardie sul singolo, altre di pattuglia davanti e altre in guerra. No, qualcosa che come vuoi. È una protezione. Quando sei in guerra, la tua arma è la tua migliore amica. Sei di nuovo ubriaco. Alzati, fannullone. Scegli con calma. Delle matite colorate ed è come se dovessi morire domani. Sì. Ed è proprio quello che succederà se non riporti subito le chiappe a casa. Prometti di comportarti bene, d'accordo? Levati dalla scala. Lo dice alla mamma. Intesi? Ottima andiamo, scelta. Andiamo, ubriacone, muoviti. Non stecca. Abbiamo brutti di maiale a suo prezzo oggi. La linea di sicurezza. Per affidarono il monitoraggio delle trasmissioni. Stavamo di metterci in contatto. Senti che sono i figli al di là. E tu, avvicinati. È vietato parlare. Mi senti? Quanto a te, Artyom, faresti meglio ad andartene. Questo non è posto per te. La prigione è per i ladri. Già, proprio così. Mi hanno beccato. Ma che diavolo, dico io. Un poveraccio che può campare. Che cazzo. Finché non lo trascino. Siamo usciti dalla galleria e lui niente. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Ciao, Artyom. Che ne pensi del tizio nuovo? Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Tutti possono imparare. Mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa e quando si surriscalda brucia come l'inferno. Per questo la chiamano bastarda. E la testa? Ce l'hai? Prendi il fucile. Spara raffiche brevi, Artyom. Tranquillo. Prendi anche delle munizioni. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone radioattive o se dovessi salire in superficie. Kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok? Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Non sono mai stato a Mosca. Ciao, Artyom, come stai? Mosca è sparita. E presto faremo la stessa fine anche noi. Vieni, figliolo. Sei pronto a partire? Ma c'è un'altra metropolitana. Come probabilmente saprai, la nostra stazione sta stringendo un'alleanza con Riga. Mandiamo un paio di carrelli con aiuti umanitari, armi e altro equipaggiamento. Questo è il carico che dovrai sorvegliare. Non è un viaggio lungo e non dovrebbe essere troppo difficoltoso. Artyom, un'ultima cosa prima che tu vada. Ho notato quanta stima nutri per Hunter, ma la vita di un ranger è diversa dalla nostra. I ranger sono imprudenti per natura, persino violenti. A fare gli eroi non ci si guadagna nulla. Ti conviene tenerti alla larga dei guai. Scorta la carovana fino a destinazione
e poi torna a casa il prima possibile. A presto, ragazzo. La musica e l'aria, così dolce che potevi dirla. Com'era bello il mondo che abbiamo visto. Ok, ciao, ci siamo. Artyom, mettetela giù. Che ne dici di un maialino? Merda, come la schiena. La schiena. Ancora una. Fammi tirare il fiato. Vai a unirti alla carovana. Buona fortuna, allora. Artyom! Qui, Artyom! Fa presto! Salve! Allora sei pronto a partire? Sei pronto? Andiamo allora. Felice contribuisse alla sicurezza dei nostri confini. Se l'avessi inventato io, sarei impazzito. Tu mettiti lì, Artyom, e tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Ehi, ragazzi, siete diretti a riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio ce la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la salvezza. Mi preoccupava aver nascosto la verità. Allora, da dove vieni? Da riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti, allora. Sì, via, via. Il mercato è proprio accanto a riga ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Wow. O essere membro dell'ANSA. Su quel carrello. Come mai? L'ANSA ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'ANSA a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. A dire il vero, non sono neppure riuscito ad arrivare fino alla stazione vera e propria. All'improvviso sono stato sopraffatto. Rallentate, ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaya. Ah, cazzo. Io la odio, questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cosa ha di strano? Beh... è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese. Beh, non mi piace, questo è tutto. Fate buon viaggio. Siamo su un carrello e siamo armati. Dobbiamo farcela senza troppi problemi. Dagli una mano, dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyom. Certo! Arriveremo a riga in men che non si dica. Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa... cosa mi sta succedendo? Ah, la mia testa. Artyom, che succede?
qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminare! Diavolo, sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Ah, oddio! Sparati! Tu spara! Io mi occupo delle leve! Svegliati! Oh. Succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Ah, oddio! Sparami! Tu spara! Io mi occupo delle leve! Spacchiamogli il grugno!
bisogno di bere qualcosa. La stazione di Riga era la prima tappa del mio viaggio, ma la carovana non avrebbe proseguito. Così, prima di separarci, brindammo alla nostra sopravvivenza. La vodka non dissipò la mia paura all'idea di proseguire fino a Polis da solo, ma di lì a poco mi sarei inaspettatamente trovato in compagnia, sì, ma di un tizio assai poco raccomandabile. Ok, ragazzi. Vendiamo alla salute del nostro amico Artyom, che passa indenne attraverso mostri e anomalie. Artyom! Alla tua salute! Se non fosse stato per te, Artyom, ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia. O almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. Alla tua salute. A te, Artyom! Artyom, ma davvero sei immune a quella merda? Vediamo se almeno la vodka e i funghi lo stende. Giusto! Dobbiamo controllare! Alla nostra buona sorte! Certo, e Artyom! Alla tua salute! Nessuno regge questa vodka, eh? Allora, racconta. La galleria che porta al mercato è chiusa e io mi annoio a morte a starmene qui con le mani in mano. Una specie di onda invisibile ci ha travolti e siamo svenuti. Grazie, ragazzo. Quando mi sono ripreso c'era una orda di Osalis che cercava di leggere. Ma il nostro amico Artyom stava bene. Quella merda nella galleria non gli aveva fatto niente. E stava sparando a quei bastardi. Non so neanche come abbiamo fatto ad arrivare fino al posto di Block. Voglio brindare anch'io a un ragazzo così in gamba. A Artyom. Sì, gli hai proprio fatto vedere i sorci verdi. Ho i miei diritti. Fammi uscire dalla stazione. In fondo che te ne frega se vivo o muoio. Proprio niente, stronzo. Ti chiami Artyom? Ma ho ricevuto ordini. Ehi, c'è un tizio che ti aspetta alla strada nera. Ti ci porto io. Ok, trovatelo da sola allora. E tu sei davvero avido. Taccagno. Taccagno. Vieni qui. Tu sei Artyom, giusto? Siediti. Mi chiamano tutti Barbot. Ascolta, devo andare alla stazione arida per certi miei affari, ma questo schifo di posto è isolato. Io però conosco una strada secondaria. È un passaggio che la gente del posto ha paura di usare perché pensa che sia maledetto.
Ma ho sentito dire che quella merda nelle gallerie non ha nessun effetto su di te. Ti faccio una proposta. Aiutami a raggiungere l'Arida e una volta arrivati io ti darò il mio AK. Ci stai? Bene. Eccoti un anticipo. Casomai avessi bisogno di procurarti dell'equipaggiamento. Sei pronto? È inutile perdere tempo in questa fogna. Sprecato i tuoi colpi. Andiamo. Sì, la pistola. Fin qui su un carrello. Già, proprio così. Wow, mi piacerebbe farci un giro sopra. Me lo dai un proiettile? Grazie. Ragazzino, va a vendicare da un'altra parte. Devo andare o mi beccherò una sculacciata. Cibo, cibo. Sono giorni che non mangio. Grazie.
Venite, guardate, provate e comprate. Servono munizioni? Chiedete a me. Saldi, offerte speciali, le migliori armi dei grandi armaioli. Andiamo. Prego. Come vuoi tu? Non restare indietro. Il posto peggiore che abbia mai visto è la Sebastopol. Non restare indietro. E Sir Carlos, e bravo assessorà. Getze vasi serina dai tri soldari corre via Tunski. Mentre entravo nella galleria abbandonata con Barbol, mi chiesi se non avessi sbagliato a fidarmi di lui. Ma le porte della stazione erano ancora sigillate e non sapevo quando avrei avuto un'altra occasione di lasciare Riga. Fantastico, siamo liberi. Ora tieni gli occhi bene aperti. Dobbiamo scendere dal carrello. Un sacco di gente è morta in queste gallerie, ma se ci guardiamo le spalle a vicenda... Vedete isolata. È raro che attacchino gruppi di viaggiatori. Ma se sei da solo, fai attenzione.